Si chiama Elena Segered, la compagna di. Ha 11 anni in più dell'attaccante del Milan, in questi giorni protagonista al di Sanremo nel ruolo di ospite fisso. Elena è una ex modella svedese dal carattere combattivo. I due si conoscono dal 2001, non sono sposati e nessuno deve chiamare Elena la signora Ibrahimovic. Lei ci tiene ad essere semplicemente la sua compagna. Elena lo ha spiegato così: un matrimonio potrebbe disturbare il mio senso di indipendenza. Non voglio essere etichettata semplicemente come la moglie di un giocatore, oppure la miss di un concorso di bellezza. Credo che la gente non sappia quanto ho studiato, lavorato e lottato. Continua dopo la foto, tra i due non c'è stato il colpo di fulmine, come ha spiegato Elena Seger in una intervista a Elle. Tutto accade in un parcheggio di Malmo, in Svezia, in verità aveva parcheggiato male la sua Ferrari, ha detto la Seger che fece capitolare Ibrahimovic all'istante. All'epoca lei era una modella famosa in Svezia e sgridò il giovane calciatore, che aveva 19 anni ed era alle prime esperienze nel calcio dei grandi, per aver posteggiato male la rossa. Aveva messo la sua Ferrari in un modo che impediva alla mia Mercedes di uscire. In maniera abbastanza scontrosa gli ho detto di spostarla subito, si vede che gli è piaciuto. Continua dopo la foto, e tra i due è scattato l'amore. La ex modella ha spiegato alla rivista Elle che non è facile vivere con lui, ma ha confessato, lo ammetto, neppure con me. Il cognome di Elena, Seger, significa vittoria e forse anche per questo piace così tanto a Zlatan. Credo di piacere a Zlatan perché gli tengo testa, anch'io ho un background importante e ho costruito la mia carriera con tanto sacrificio. Continua dopo la foto, Elena Seger è una donna di gran carattere che ha seguito il suo uomo ovunque in giro per l'Europa, da Amsterdam a Milano, passando per Torino, Barcellona e Parigi, seguendolo anche nella parentesi statunitense. Ora Elena e i due figli vivono in Svezia, è lì che mi aspetta con i nostri due figli, Maximilian e Vincent di 14 e 12 anni, ha detto Ibra. Pare che tra i due ci sia un patto. Quando lui lascerà il calcio si occuperà dei ragazzi. Pubblicato il 5 marzo 2021 alle ore 15:46. Ultima modifica il 5 marzo 2021 alle ore 15:46.